Buonasera, salve. Buonasera e grazie come al solito di essere qui. La DAF quando chiama non mancano mai, non manca mai. Bene, sono molto contento. E sono molto contento anche perché Vincenzo oggi voglio dire che porta qui un'antologia della vita perché ne ha fatti anche molti di più. Però sono molto contento che abbia scelto il nostro sodalizio per presentare la sua antologia. Sono anche contento, ringrazio tantissimo la professoressa Patria di essere qui. Come tutti sapete è una grande animatrice della vita culturale della città di provincia, un po' bistrattata, non la professoressa Patria, non dentro la città, un po' bistrattata, perché ogni tanto si dice non succede mai niente, non c'è mai nulla. Oggi in contemporanea ci sono altri 4 eventi. È un luogo comune. Dal 2 al 10, ne ho contati qualcosa come 12, dal 2 maggio al 12. Urge, e lo dico anche agli altri operatori culturali, appello che abbiamo già fatto all'assessore Burgazzi più e più volte, un coordinamento culturale, perché se no altrimenti non si va da nessuna parte. Perché ma sentiamo il posto nello sì, prego. Ci stiamo provando in effetti, e per ora ci sono coordinate soltanto le gestazioni artistiche per la cultura, grafica e pittorica. Mi scusi professoressa, però è anche vero, senza nessun intento polemico, bene così, va meglio così, meglio che ce ne siano 12 di iniziative che zero. Però dobbiamo sederci attorno a un tavolo, perché l'altro giorno c'era l'assemblea della società storica, la professoressa Betri che parlava, e c'era Eugenio Bettinelli che presentava il suo libro in quel momento. E chi gira intorno alla cultura, alla fine, siamo sempre quelli, cioè potremmo cambiarci le mascherine per far vedere che sono diversi, però alla fine non succede niente. Comunque, questa non è nessuna polemica, è semplicemente una questione organizzativa. Dobbiamo semplicemente organizzarci, perché noi tutte le mattine, per esempio, non so, con la dottoressa Bellardi, con altri colleghi, ci sentiamo tutte le mattine, questa settimana voi avete qualcosa, non avete qualcosa, quindi cerchiamo di sistemare le cose in modo tale da non parlarci. Esatto. Boh. Ho perso già troppo tempo e passo la parola sicuramente alla professoressa Patria, che ci spiegherà questa poetica di Vincenzo, che io, siccome sono un poeta, e per me è una specie di dono naturale, racchiudere in un verso un viso, una situazione, un panorama, un sentimento, ecco, io non ci riuscirei mai. Per questo i poeti forse hanno un posto speciale in paradiso, se c'è il paradiso, sicuramente nella Valhalla Odino se li portava tutti dietro. Infatti io ho parlato anche del Valhalla, quindi voglio dire quindi tutti i paradisi sono possibili e immaginabili. Sta di fatto comunque che, a proposito, tutti i paradisi, i poeti sono spiriti magni, in tutte le culture sono paesi spiriti magni, compresi i nostri, e sicuramente tu arriverai anche tu tra gli spiriti magni, tra i famosi 7 di Dante Alighieri diventeranno 8. Grazie per essere stato. Posso togliere la maschera? Sì, sì. Soprattutto farmi sentire. Ecco, Sì, certo. Lo metto qua. Tengo d'occhio i miei fogli perché sono infarciti, come ovvio, delle citazioni e dalla raccolta di Vincenzo, senza le quali non avrebbe senso il discorso. La rima. Tormento dolce e amaro della rima, che ritorna nel giovanile compitare delle sillabe, quando sul battito delle dita articolavi la trama del verso e una musica strana sul labbro ti si apriva. Rassicurazione della rima, sua gabbia dorata, che ci limita e ci incita a forzare le sue porte, a nuotare nel flutto oscuro e grande del canto e del suo azzardo. Quello che ho letto è l'incipit della ricca silloge poetica di Vincenzo Montuori,
uscita da Book Editori nel 2020 con prefazione di Alessandro Fo. Una sillogia in cui è condensata, attraverso questo titolo, La rima, per il lettore, la sua idea di poesia. Un'idea non statica che attraverso il lungo tempo della sua militanza poetica si è realizzata con modalità varie, in componimenti liberi cioè, e in poesie generalmente rimate o caratterizzate da assonanze e consonanze e per così dire a forma chiusa. Proprio questo secondo genere di componimenti viene pubblicato in prevalenza e il sottotitolo del volume, Le rime, posto a integrazione del titolo Nella gabbia dorata, si riferisce specificamente alla caratteristica stilistica, ma non unicamente ad essa. Non è un caso che Montuori abbia posto in limine alla raccolta una famosa poesia di Satura Prima, di Eugenio Montale, da lui frequentato come lettore con assiduità. La poesia montagnana si intitola Le rime e il grande poeta ligure vi sottolinea il bussare incessante di queste rime alla porta di chi fa poesia e per questo loro atteggiamento di pressante e alquanto fastidiosa insistenza, con la sua abituale ironia tra il beffardo e il sorridente, le identifica con le dame di San Vincenzo, ugualmente insistenti nel bussare alle porte altrui, sopportate purché non entrino in casa, allontanate le rime dal poeta che abbia il senso del decoro, ma inutilmente, perché queste pinzocchere torneranno ancora. È tuttavia il titolo Nella gabbia dorata che, andando al di là del fatto puramente tecnico, cioè rima o assenza di rima, rigida struttura strofica piuttosto che verso libero, ci apre lo sguardo sul fare poetico di Montuori e più che sul fastidio recatogli da queste ardenti pizzocchere, sul tormento che gli impone la scelta. Intreccio di rime o no? Struttura obbligata o libertà? Perché la rima, è il poeta che nella prima poesia della raccolta lo dichiara con una serie di termini antitetici, costituisce un tormento di doppio segno, da dolcezza e amaritudine insieme. Dona rassicurazione in quanto la gabbia in cui racchiude è un luogo sicuro e nello stesso tempo costituisce una costrizione cui volontariamente si può sottostare, dalla quale tuttavia ci si può sottrarre se si ascolta l'invito a forzare le porte per gettarsi nel mare del canto con il suo flutto oscuro. Una grande sfida. È in questa lirica, sicuramente programmatica, che Montuori ripercorre il suo cammino, un lungo cammino iniziato negli anni Sessanta, dal giovanile compitare delle sillabe alla ricerca del ritmo fatto di azzardo e nel contempo di disciplina, perché è questa che asciuga il verso, sicché la poesia, telaio di parole, cessa di essere chincaglieria, quindi oggetto di trascurabile valore, e si trasforma in esatta geometria di un antico disincanto sublimato. Ecco, anche in questa espressione c'è un'antitesi, il rigore di un impianto geometrico in cui a cui si contrappone il sostantivo disincanto, che sembra suggerire la volontà di districarsi da ciò che è impediente, in un percorso che lo sublima. Ed è proprio l'aggettivo sublimato il termine chiave, la sublimazione di quel tormento e di quella ricerca è l'approdo del poeta alla poesia, laddove si annida e si palesa il suo antico e perenne mistero. Perché la poesia è mistero, quello che seduce per sempre il poeta. Montuori la visita in vari modi possibili,
in strutture metricamente tradizionali che già si annunciano in apertura della Silogge con i 3 sonetti d'amore. Forma questa del sonetto che si riaffaccia poi nei 5 sonetti alla maniera di Gongora, della sezione sugli occhi della sua donna, e nei 20 sonetti per ammazzare il tempo, ma anche in altre forme. Così ai sonetti si affiancano le quartine, quartine d'amore e non amore, che vengono duplicate nelle ariette dell'amor perduto, e ancora i mottetti, 10 mottetti per una guerra annunciata, e le strofe saffiche delle canzonette saffiche. Ma non mancano anche strutture combinate, giocando sul numero di versi all'interno dello stesso componimento, come nelle incompiute dell'amor lontano, dove il numero dei versi degrada dalla prima strofetta all'ultima da 5 a 4 a 3 a 2, struttura che si ripresenta alla fine della raccolta in intro dalla sezione dei luoghi illimiti, con un gioco ammiccante dell'autore, che sembra mettersi alla prova e sfidare in una sorta di duello la gabbia dei versi e dei numeri, ulteriormente modificandola altrove, si veda l'ispirazione della sezione tra il verso e il tempo, dove aggiunge alla struttura appena ricordata una strofe iniziale di 6 versi. Altre volte l'autore dà vita a componimenti di una certa estensione, come in Erotolexicon, o al contrario si cimenta anche nel piccolo spazio di un tanka, la poesia breve nata in Giappone nel V secolo d.C., di 5 o 7 versi, i primi 3 dei quali, a partire dal XVII secolo, cominciano ad essere usati come parte a sé stante, dando vita a un altro genere di poesia breve, l'haiku. Nel tanka, ciascuna delle 2 parti, i primi 3 versi, cioè i successivi, ha per così dire una vita propria, mentre i 2 nuclei che si sono creati contrastano tra loro, creando un effetto particolare. La gabbia dorata, in quanto telaio di parole, e soprattutto come spazio poetico ristretto in cui muoversi, è tuttavia vissuta qui, soprattutto negli haiku, piuttosto che come prigione, come stimolo per il poeta a fuoriuscire da uno schema geometrico obbligato e obbligante per ricercare un'espressione totale, aspirando, oseremmo dire, al raggiungimento del sublime nell'apparente semplicità e nella brevità del componimento. Brevità che non è impediente, ma si fa sollecitazione a sfidare anche le potenzialità espressive delle singole parole. La scelta, a volte la creazione linguistica, diventa essenziale e rivela una poesia colta, ricca di allusioni da decrittare, mettendo a prova, e questo vale trasversalmente in tutta l'antologia poetica, sia le esperienze letterarie del lettore, alla cui memoria riaffiorano riallacci che credeva dimenticati, sia la sua capacità di penetrazione all'interno dei significati anche allusivi della parola. La meta mi sembra pienamente raggiunta da Montuori, e il lettore lo può sperimentare, ad esempio, nei 10 tanka della sezione Corona degli occhi. Basti a titolo d'esempio leggere il primo, intenso nella sua essenzialità. Viene a rivirarsi il suo lume dolente, riversandosi nell'abbraccio di laghi sorpresi da silenzi. Il lume dolente del sole, ma viene fatto anche di pensare a quello dolente dell'esistere. Si riversa e si acquieta nell'abbraccio di laghi sorpresi da silenzi, con quei laghi, metafora degli occhi, assorti in un'atmosfera evocata da un unico termine, silenzi, un termine in cui l'universo si fa percepibile nel momento in cui la parola, che compete al senso dell'udito, viene riferita sinesteticamente all'organo della vista. E così
trascende ogni separazione di genere sensoriale e non solo. Stessa cosa nel sesto tanka, in cui la vita, anzi, scrive Montuori, il carcere a vita regolato da prescrizioni, e anche qui ci si chiede, amoroso o esistenziale o entrambi insieme, questo carcere si libera ancora nella contrapposizione alla vastità del mare fisico, del mare metaforico, gli occhi dell'amata. Un mare che suggerisce anche coloristicamente la bellezza di uno sguardo verde-azzurro, Silvia, e che al suo apparire dissolve le sbarre della prigionia. Carcere a vita, avvinti a una catena di prescrizioni, si dissolvono sbarre apparendo il tuo mare. È una bellezza che, nonostante la tarma del tempo, come recita il Tanka Terzo, e il suo lavoro sordo, viene per così dire salvata al riflesso ammagato di una tenera tregua. Ed ecco questo ammagato, in cui è racchiusa ed espressa nello stesso tempo la magia appunto di uno sguardo che consente di avere una tenera tregua allo scorrere distruttivo del tempo. Un esempio questo termine, tra i tanti che si potrebbero addurre, di scelte linguistiche inusuali, dotte e arcaiche per colore, che producono un'atmosfera sospesa al di là dei limiti del reale. Gli occhi dominano sempre, con le loro pagliuzze dorate, si vede il Tanka Settimo, anche quando il centro di ispirazione è un altro, le labbra ad esempio, su cui o da cui si accende una pioggia di baci. Un motivo, quello delle labbra, che ritorna. Scrive il poeta che se la realtà della vita vuole che questa bocca di rosa sia sul punto di appassire per i danni del tempo che fugge, a questa ineluttabilità si contrappone la forza della memoria, e così la malia di quella bocca, pur nel declino, ribadisce il poeta, cioè lo conferma legato a una catena annosa. Ribadisce il poeta, questo è un altro esempio di linguaggio particolare. Si sgranano intanto i temi principali della siloge: da un lato amore e disamore, passione su affievolirsi, erotismo, tenerezza, e dall'altro il tempo, tema dominante ma non unico nel prosieguo della siloge, e la meditazione sul suo scorrere, sui mutamenti che produce. Ma come dicevo, spesso i temi si intrecciano e altri se ne insinuano, cosicché si ha di fronte una realtà poetica poliedrica. Analoga e forse più ardita la sfida degli haiku, che occupano la sezione haiku del viandante, e il viandante chi sarà mai? È il poeta. Qui i versi sembrano materializzarsi improvvisi da un pensiero, da una meditazione che sta a monte, e da cui sono maturati e scaturiti. È la vecchiaia, ma poi, quando ti tocca, non te ne accorgi. In questo caso, il modo è assertivo. Come migranti dall'una all'altra sponda, per qual destino? In quest'altro caso si pone un interrogativo. E nel tramonto, un via vai di rondini, l'eterno attingi, uno slargarsi dal contingente all'eterno. Altre volte la potente presenza della natura, siano le foglie autunnali rosseggianti, dolce la sosta nel bosco che rosseggia, foglie d'autunno, è il XII. Oppure l'unica voce, l'allodola che delira nell'affa ferma, o altro ancora, e lì in mezzo l'uomo che perde occasioni destinate a non tornare, treni che partono
occasioni perdute che non tornano, o le sue delusioni, oltrepassar soglie delusi sempre per ripartire, o la constatazione di non aver subito nel procedere del tempo un processo di miglioramento, perché le cose viste non ti hanno migliorato, e il persistere della voglia di camminare per buttarsi alle spalle la propria storia, o gli interrogativi: donne che ho amato, ma ci sarà qualcuna che mi abbia amato? E così di seguito. Qui il nucleo del motivo ispiratore si fa davvero essenziale e si libera allo stesso tempo fissandosi nel verso. Stessa ricerca di condensata espressività nei 12 haiku sul fiume della sezione Uno sguardo dal ponte, che se in senso proprio è riferito al ponte sul Po, metaforicamente può assumere significato altro. Sono 12 piccoli componimenti, uno per ogni mese dell'anno, in cui prendono vita insieme le stagioni, o se vogliamo il tempo stagionale e la natura padana, fissate in attimi essenziali della sua esistenza, con un linguaggio altrettanto volutamente essenziale in cui si affaccia ancora qualche ricercatezza espressiva. Cito: i gusci smerigliati del vento in tempesta del mese di ottobre. In effetti, come prima si accennava, la ricerca linguistica è presente trasversalmente nell'antologia, anche se maggiormente concentrata in alcune sezioni. Per aggiungere qualche altro esempio scelto qua e là, ecco, sentite un po', il cavallo che ti tremita, o la balena perlacea o ventrata, o l'ortensia che china il capo quando tutto alla calura acclina, o il verdicante ondare dei pini, la risacca che smuore, i muri che funghiscono, il sole che sgrigiola o l'acqua che nella golena allima, e l'affrottarsi delle rondini e lo scialbare di canneti, o ancora termini usuali che si impreziosiscono con la posizione, la apposizione della sibilante S, l'ombra che si slunga sopra il fiume, in questi esempi ne ho trovati un sacco, e così via. I temi, amore e tempo, più complessi e forse meno immediati da recepire, i componimenti più estesi, nei quali si raccolgono e prendono vita più distesamente i temi della poesia, in primo luogo l'amore, da quello paterno a quello per l'amata o semplicemente per la donna, con le sue numerosissime sfaccettature, compreso il suo contrario, il disamore. Ma detto così sarebbe semplificatorio. C'è, per quanto riguarda l'amore, la sua fazione a un sentimento che sembra logorarsi e spegnersi, ma poi risorge. Basta uno sguardo ed eccolo, è tenerezza o rimpianto o consapevolezza dell'ineluttabile scorrere del tempo che spegne antichi ardori, quelli che hanno acceso anche versi infuocati in cui si è riversata la passione e la fisicità. E così si libera anche un secondo tema ispiratorio, quello della meditazione sul tempo, del suo ineluttabile trascorrere, che ora si risolve nella memoria di momenti felici, ora si scioglie in malinconica consapevolezza che nulla si può contro i suoi guasti fisici e morali, o meglio, che si può solo opporvi il riaffacciarsi della memoria di una sensazione che, anche per un solo attimo, rende presente e vivo ciò che non è più. Al primo tema, quello dell'amore, che, come detto, si affaccia anche in quello del tempo, si ascrivono le prime 7 sezioni. Qui danno inizio 3 sonetti d'amore, ne citerò uno, il primo, significativo anche per le soluzioni linguistiche per cui
Lo slancio amoroso si risolve in cifre che riconducono a un background letterario, quindi ascendenza dantesca. Niente allora la mia voce, si incelava, eccolo qui Dante, come garrula rondine, increspava se non la solitudine fatale come un fiume è la sua foce, dove correvo, quasi l'abitudine al silenzio smorisse le parole in gola. Efficace questo smorire con il verbo diventato transitivo, come altre volte in Montuori, e con la già considerata posizione della S, smorisse. Scelte linguistiche qui altrove che allontanano la contingenza dell'occasione in un'atmosfera altra, anche in questo affioca si consideri il valore della posizione aff, fioca, si affioca, e nello stesso tempo rivelano le frequentazioni del poeta con poeti che l'hanno preceduto, in questo caso viene in mente Ungaretti con il suo ricordo d'Africa, ma altre volte il richiamo va più addietro nel tempo, come nel terzo sonetto in cui l'espressione dolce animula non può non ricordare i versi dell'imperatore Adriano. Animula, vagula, blandula, o spes comesque corporis, piccola anima, vagante, dolce, o carezzevole, ospite e compagna del corpo, pur in un diverso contesto. Qui altrove è dunque il retroterra culturale di Montuori che si riaffaccia per cercare nuova vita, non senza tuttavia che si insinuino tra quelli colti termini popolari o quotidiani nella ricerca, credo, di una ulteriore possibilità espressiva dall'abisso a galli, cioè vieni a galla, a fiori, o neologismi, anche neologismi. La presenza femminile è diversamente vissuta a seconda del tipo di legame a cui il poeta si riferisce e del momento cronologico. Ora, come stella fredda nella notte che palpita, emerge dal nulla e spaventa il poeta suscitando con la sua grazia innocente un grido amorevole. È il sonetto secondo della prima citata sezione. Ora sprigiona l'erotismo del poeta e qui ci si chiede vero o immaginario, che si esprime tra realismo e metafore o paragoni, come in Erotolexicon, con l'allusività della pistola puntuta della voglia e quella della pesca d'altura che metaforicamente evoca la ricerca dei semi aspretti cui l'innamorato si disseta per scorgere il barlume porporino di un'aureola scura, eccetera. Il poeta, penso consapevolmente, esagera qui provocando gli altri o se stesso nella ricerca di un'espressività adeguata all'incandescenza dei sensi, che lo spinge a dipingersi come un emulatore delle gesta di un sade. Più lievi e, oserei dire, più intensamente poetici a mio avviso, altri componimenti amorosi, la maggior parte, che toccano tutte le sfumature, quasi finito, del sentimento nelle varie situazioni oggettive, impossibile citare. Si lascia alla lettura pubblica o privata dei singoli componimenti. Spesso all'esperienza amorosa si lega lo sfondo del grande fiume che Montuori, napoletano d'origine, ama e vive come un paesaggio d'anima che sente appartenergli e che traduce in poesie significative. L'acqua lo ispira e non solo quella del Po, perché scrive anche delle acque di altri fiumi, di lago, di mare, nella sezione Le acque, è la quarta sezione della parte intitolata La carne e l'osso, sovente spostandosi sul piano della meditazione. Per esempio, di fronte al Trebbia, dal vortice degli anni cosa torna, si chiede, e in dall'aereo mare cosa vale di fronte a quell'immenso
potersi ripetere io sono, io penso, ovvio riferimento cartesiano al cogito ergo sum, con cui il filosofo ribadiva la certezza del proprio esistere in quanto soggetto pensante, o ancora evocando epoche storiche e presenze lontane, di fronte al trasimeno è l'ora che il sorriso dell'Etrusco sembra che inalbi l'orizzonte fosco e via di seguito. È il po' tuttavia che annovera una più profonda e assidua presenza, scandita nelle varie stagioni, nei prima citati 12 haiku sul fiume, di uno sguardo dal ponte che varrebbe la pena di leggere come un unicum o un piccolo poema musicale nel succedersi dei suoi vari tempi. Nell'universo poetico di Montuori nulla manca. La città, con i suoi viali e i suoi vicoli, le sue strade e lo shopping, i campanili e ancora il lungo fiume, e poi le campagne con i lavori abituali e il bestiame. Ora è la flora con salici, cipressi, pini e pioppi che offrono lo stormire di un respiro che custodisce innumeri uccelli e tutto in giro gemme che ramificano, mentre si vedono allinearsi ceppi ossuti in schiera lungo le rocce nella grave sera. E la fauna, con cavalli e cormorani, balene, gatti, vipere e topi, e sono i sentimenti e la meditazione che ne consegue, con richiami dichiarati al pensiero dei classici o a personaggi del mondo antico. Catone per la vecchiaia, che Montuori dichiara essere non un vino sapido come si sente dire, ma un'insipienza incancrenita spacciata per il sale della vita. E Ovidio per la passione e per i personaggi Agamennone e Achille, sempre il tempo che scandisce la vita con il suo intro, appartiene questa lirica alla sezione dei luoghi illimiti, e cioè con l'essere qui nell'ombra di una stanza, rinchiuso nel carcere di un pensiero, e sentire nel petto un grumo nero, nelle gambe una voglia di viandanza. Quanto è importante questa parola nella sua poesia, perché indica la condizione del poeta alla ricerca, che lui ha amato raffigurare, ma potrete leggerlo se vedrete il volume, anche nella figura dell'uomo che va in bicicletta, del ciclista, che pedala alla ricerca di una meta. Quindi sentire nel petto un grumo nero, nelle gambe una voglia di viandanza, fino a che, ecco il sole, aprire spazi illimiti alla mente, versi che richiamano con evidenza il concetto di poeta come persona in cammino. Prima ho citato l'intro e adesso cito il suo exo. Per quanti mari infidi ho attraversato, scrive Vincenzo, sempre sicuro ne affrontai la furia. Per quante stelle nella notte scura contemplai, una soltanto mi ha guidato. Ed ora che son vecchio e disinganni vari ho sperimentato, che mi importa se più saggio mi ha fatto l'esperienza? Quando dietro mi son chiuso alla porta, mi libero dalla somma degli anni, mi ridesto all'età dell'innocenza. Un pensiero che credo tutti possiamo condividere. E di fronte alla impossibilità di inquadrare la vita in modo infallibilmente geometrico, con uno sguardo diretto, conclude Montuori, meglio lasciarsi guidare lungo il cammino ombroso dei poeti
alla promessa che sulla pagina ti attende, quello sguardo laterale che si schiude, che ci schiude il segreto della vita. Cercare di condensare e di cogliere gli aspetti più rilevanti, perché tanti altri ci sarebbero, di questo volume di poesie che io qui ho annotato, cominciato a schedarle una per una, quando Vincenzo mi ha chiesto, io non ho potuto fare a meno di dirgli di sì questa volta, di presentare il suo lavoro. Perché c'è la molteplicità nell'unità e quindi anche trovare i raccordi interni che sono tanti è estremamente difficile. Comunque ecco, vi ho dato qualche idea, se qualcuno vorrà poi leggere le sue poesie. A me restano due domande da fargli. Primo, se a proposito dell'erotolessico, che mi pare soprattutto una ricerca di espressività adeguata a un tema, questa è la prima cosa. Secondo, pensavo di chiederti qualcosa su quei luoghi limiti che mi hanno colpito e sui quali non mi sono soffermata qua, perché non volevo rubare quel tempo alle sue dichiarazioni, alla lettura di Emi Mori. Sì, intanto ringrazio la professoressa Padre perché ha accolto, diciamo, le particolarità di questo libro, che è un libro appunto complesso, e non era facile condensare questo discorso in un tempo limitato. E per quanto riguarda del resto, come dire, ho chiesto a lei di fare questa presentazione perché è una persona molto ferrata sugli aspetti formali della poesia. Io sono un formalista in poesia, questo lo dico chiaramente. Ma se non ci fossero quelli a cui affidare il pensiero e farcelo condensare, non ci sarebbe la poesia. Tornando alle domande di cui, a cui mi ha fatto cenno, per quanto riguarda la prima, Erotolexicon è una sezione che io avevo scritto una trentina d'anni fa, che è un gioco al tempo stesso, però una rivelazione di me a me stesso. È chiaro che quello che si dice nella sezione non è tutto vero, questo è evidente, però era stata un'esperienza che avevo voluto fare dopo essermi accostato ai poeti della Neoavanguardia, Sanguinetti, Pagliarani, Palestrini, Porta, perché se voi andate a leggere quei testi c'è proprio una voglia di sperimentalismo, ci sono testi scritti in diverse lingue, in inglese, in italiano, ci sono dei frammenti in greco e c'è una ricerca linguistica estrema, perché io credo che lo sperimentalismo non sia l'unico modo per fare poesia, ma sia un passaggio che bisognerebbe affrontare per trovare la propria strada, perché la poesia sperimentale nel Novecento è stata una grande poesia, basti pensare, non tanto alla Neoavanguardia, ma al futurismo, che è stata una grandissima esperienza al di là del valore che possiamo dare ai singoli poeti. Per quanto riguarda la questione dei luoghi limiti, questa è una delle sezioni più recenti, perché risalirà al 2015 circa, ed è particolare perché io ho fatto un lavoro geografico. A me piace molto la geografia e sono andato a cercare i luoghi più strani del mondo. Infatti, se voi leggete, c'è il Mato Grosso, l'Isola di Pasqua, i luoghi più remoti che danno una sensazione di smarrimento, di isolamento, ma danno anche la sensazione però dell'infinito. E ho costruito questi testi con una premessa. Ogni testo ha una premessa in cui spiego di che cosa si tratta, perché sono luoghi che se tu non vai a vedere sull'Atlante non li conosci quasi, non c'è stanza. Di questi testi io vi farò leggere Isola di Pasqua, perché
l'isola del Pasqua è uno dei luoghi più remoti della Terra, si trova al centro del Pacifico ed è distante circa 3.000 km dal punto più vicino. Però è un'isola che dà effettivamente nella sua rappresentazione un senso di sbarramento, di solitudine, ma l'ho scelta anche per un motivo letterario. E mi spiego, perché se voi andate al dialogo della natura islandese di Leopardi, a un certo punto, quando Leopardi deve rappresentare la natura, la descrive come una donna bellissima, no? Ma dal volto terribile, dal volto somigliante a quello dei Moai, che sono le famose erme, statue erme dell'isola di Pasqua. Quindi qui c'è un riferimento ovviamente letterario. Questi testi degli Oilimiti, sono anche testi che sembrano dei sonetti. Sono dei sonetti aperti, cioè hanno una struttura che si disgrega, proprio che parte in un certo modo e poi comincia a disgregarsi, proprio per dare l'idea di un luogo che non ha limiti, che non ha confini. Io penso sempre, ho sempre pensato che, che ci sia una stretta relazione tra forma e contenuto, nel senso che se devo scrivere un haiku devo impostarlo in un certo modo, se devo scrivere un sonetto lo devo impostare in un certo modo, c'è una strettissima relazione, questa è la cosa importante che volevo dire. E infine, poi passerò la parola a Danny Mori, infine volevo dire che la professoressa Patria l'ha già individuato, l'ha già segnalato, ma tutto quello che muove, ciò che muove questo libro, cioè la genesi di questo libro, è un ideale di essenzialità, di brevitas, cioè nel senso che ho voluto, a mano che andavo avanti nella mia esperienza, sintetizzare, perché credo, sono convinto che la parola sia importante, ma proprio perché è importante va usata con cautela, vanno usate solamente le parole essenziali. Una cosa che mi dà veramente fastidio è lo sbrodolare delle parole nei testi poetici, no? Testi che hanno un inizio e non si capisce poi come finiscono. Cioè di persone, di poeti che magari hanno intenzione di scrivere un poema, ma alla fine ne viene fuori un testo informe. Ecco, a me questo veramente è un fastidio. Ma detto ciò, e ringraziando ancora la professoressa, passo la parola a Danny Mori che ci leggerà i testi. No, volevo solo aggiungere una cosa. Quando mi ha dato questo libro, io ho deciso per mia abituale metodologia di non chiedergli assolutamente nulla. L'ho visto soltanto ieri, dopo che avevo scritto, perché mi incuriosiva di vedere se avevo capito giusto. E soprattutto se quello che avevo capito io era quello che aveva voluto esprimere lui, perché il passaggio dalla creatività alla fruizione della poesia non è un passaggio facile. Ed è quello che propone dei problemi. E beh, se ci siamo in genere trovati nelle massime. Prego, ascoltiamo. La rima. Tormento dolce amaro della rima che ritorna nel giovanile compitare delle sillabe quando sul battito delle dita articolavi la trama del verso e una musica strana sul labbro ti si apriva. Rassicurazione della rima, sua gabbia dorata che ci limita e ci incita a forzare le sue porte, a nuotare nel flutto oscuro e grande del canto e del suo azzardo. Disciplina della rima che ci riconduce al suo discreto comando e asciuga il verso fino a farlo diventare scabro, acuto come un quadrante, una rete flessibile di acciaio sorretta da un telaio di parole. Non sarà più la rima quella vecchia chincaglieria che da giovani ripudiammo, ma invece l'esatta geometria di un antico disincanto che abbiamo sublimato nel suo profilo lieve su questa terra, traccia di un mistero che ancora ci seduce. L'ispirazione. Non ama l'ispirazione i colori troppo netti. Si alza in volo con ali di falena, nell'indefinito del crepuscolo o al primo impallidire della notte in fondo all'orizzonte.
Come il fotografo dal negativo al negato negli acidi fa emergere lo spettro dell'immagine che poi lentamente prende corpo, silenzio e attesa sono le sue armi, così dal torbido del passato affiora un mormore di storie e solo un lavorio di fatica e di pazienza potrà squadrarli nello schema compiuto della pagina. In poesia è un infinito attendere e non valgono le folgorazioni di chi ha capito tutto subito e non vuole compagno al suo cammino. La tua parola è solo uno dei semi che da sempre fecondano la terra. Basta che la pronunci e più non ti appartiene. Uno sguardo laterale. A incoccare la cruna del lago non c'è bisogno di guardare dritto. Forse che meglio li imbecchi se li sottecchi la scruti sotto la sfera del sole radente e l'increspatura della corrente sul fiume che indugia pigro nell'afa, meglio la vedi non dall'alto del ponte, ma nella luce ambigua delle sponde, quando già la sera le ombre confonde. Le storie degli altri conoscere a niente ti vale se pensi inquadrarle negli schemi opposti di odio e d'amore. Rifuggono le ragioni del cuore dalla cribia dell'osservatore. Meglio allora lasciarsi guidare lungo il cammino ombroso dei poeti alla promessa che sulla pagina ci attende. Quello sguardo laterale che ci schiude il segreto della vita. Da tre sonetti d'amore. Terzo. Nel buio seguo il piccolo respiro che si adegua al ritmo del nuovo cuore. E questo silenzio adesso ha il sapore di quel biglietto d'amore furtivo alla compagna di classe. Al mattino tutto uno scalmanio di gambe e braccia a luce da farfalla. Sulla faccia aleggia appena un viso birichino. Un gorgoglio di sillabe si modula in voce e veleggia di stanza in stanza come nota di campanello tinnula che chiama i pescatori alla paranza. Quella che si intravede, dolce animula, mi riaccende negli occhi la speranza. Da quartine d'amore e non amore, 23esima. Il passo tuo mi ferma l'ago in cuore. Bussola ammagliata al tuo nord che mi fa pago del virare di un'occhiata. 27esima. Il tuo profumo sul cuscino, di te ammagata la specchiera, mentre che non mi sei vicina nella mia carne tutta intera. 6esima. Se cominci a enumerare le bellezze ad una, non c'è tanto da sperare. La passione è lì. Che sfuma. 19esima. Misurare questo muro tra noi che si consolida, suo spessore ancora oscuro nel livore che ci intorpida. 37esima. Parlare per nasconderci, per elaborare un'impostura e fingere di crederci, perché il silenzio fa paura. Da corona degli occhi, 10 tanca. 7esima. Pioggia di baci alle labbra si accende, mentre percorre le pupille un riflesso di pagliuzze dorate. Da canzonette saffiche, Arianna. Per voi, misura esatta dell'amore è dare tanto quanto si riceve, o quel veleno grato che si beve da incorrisposto ardore. Da Ariete dell'amor perduto. 8esima. Quel bicchiere dove le labbra hai attinto, la mela con il calco dei tuoi denti, l'ammaniamento di quegli occhi ardenti, son forse simulacri di un amore antico che ancora vinto mi tiene a sé? Ma forse è già appassita quella bocca, la mela un po' annerita, fatti i miei pensieri agri. 21esimo. Il tuo odore, la forma tua nel letto, mi accompagnavano anche nell'assenza tua,
come sotto pelle una presenza che ci consuma ardente. Se mi risveglio solo oggi nel letto, un sentore sfatto di corpo vecchio. Forse è un intruso, quello che lo specchio riflette indifferente. Da incompiute dell'amor lontano. Settimo. Non ha il mare il più piccolo respiro e l'onda non ha più voce né colore. Nella sera il fantasma di un sapore d'estate che morendo indugia in giro. Settembre. Maturando le tue attese ambigue si sciolgono le contese antiche, sfumano i più accesi palpiti del cuore che dimentica i suoi battiti. Tenerezza che abbrivida la pelle e la spianca come alle prime stelle, ma non coltiva baci la tua bocca, nemmeno più la memoria ti tocca di una carezza più fonda e la mano ti giace inerte in grembo, desolata. Amore di lontano. Amo la primavera che non è ancora spulciata, quando la sua tenerezza mi indugio nell'aria di febbraio, la promessa lieve, ambigua, di baci che le labbra non hanno formulato. Il seme che riposa nella nebbia tardiva di marzo, allora che la spiga non svetta al campo con le dita bionde di luce. Amo la carezza segreta che le mani non hanno ancora schiuso. La rondine amo, che non è tornata alle grondaie, ma se ne indovina l'ombra falcata a oscurare l'azzurro. E la pioggia non ancora arrivata, ma che fa palpitare il cielo, metallo fuso, dell'estate della sua attesa. Il tramonto al fiume che incombe sulla corrente già immobile quasi, il colpo di remo della canoa, ne nasce una scia che si sgrana e si ricompone nel buio. Ma di più amo quelle che mi hanno illuso, se il cuore mi hanno fiorito di canti. Da sugli occhi della sua donna, 5 sonetti alla maniera di Gongora. Sonetto verde. Il verde del fiume in cui si riflette la cortina degli alberi irente, la mutevole scaglia di un serpente che iridescenze nella luce mette, il liquido smeraldo di un nepente a regalarci un oblio perfetto, a inchiodarci dell'amore al verdetto immersi in un estatico presente. Non sono così vividi colori a eguagliare le tue pupille verdi, tenere come un lago di speranza, sono per me una dolce subitanza. E per loro consentirei di perdere della fama i più cari e grandi onori. Da tra il verso e il tempo, in Po, a Ponte Lagoscuro. Quasi ferma l'acqua, dove si estengo all'ultima scaglia accesa del tramonto, matura la sera nelle tue pupille con un tenero bagliore d'ametista. Ma un risucchio ingora la corrente sotto la falcata del tuo ponte, alle ciglia l'ombra ti si addensa. E il tempo torna a scorrere. Generazioni. Un altro autunno ischeletrisce i pioppi, l'ombra che si macera più esigua nella corrente avara, radici assopite nel ricordo di un lontano germinare. Dalla scorza la grazia erompe di un mughetto, finestra spalancata sul futuro, ed è il volo che spicca dal tuo riso. È invecchiato il tempo, all'improvviso. Da 20 sonetti per ammazzare il tempo. 13. L'acqua che è già passata sotto i ponti, il coro degli uccelli che è cessato nel tramonto e l'ombra che sulle fonti obliqua scende e illividisce il prato, quell'ultimo bacio che non si è dato, la vita che non ti concede sconti, gli affronti quanti neppure li conti, con un sorriso finto che ha ingoiato, segni tutti del tempo che sul volto un lavorio incide di pensieri e sulla fronte fa calare un folto di pene, ma chiudi gli occhi e leggeri sopravvengono versi da un sepolto sogno. Sei già più giovane di ieri.
da uno sguardo dal ponte, che sono 12 haiku sul fiume. Gennaio, cheto lambire dell'acqua trasalita ai ponti appena. Dicembre, in aranciati guizzi lenta si svuota l'urna dei giorni. Da lungo il fiume e tra gli alberi, l'inverno del 29. Raccontano, allora si ballava sui lastroni alla base dei pilastri dal ghiaccio serrati. Nel buio aghi di luna tramavano festoni sulla candura compatta degli argini. Chiuse anche le ultime danze, si smorza il lamento di una chitarra zigana. Due vanno intrecciati l'un l'altra, bevendosi i baci in un vanimento che il nodo del gelo sembra di sciogliere. Da Alco del Viandante, terzo. Sfila la strada e scompaiono alberi. Forse sei fermo? Quinto. Sepolcro ombroso, il viandante si ferma. Lieve, un sospiro. Decimo. Oltrepassare soglie, delusi sempre, per ripartire. Ventottesimo. Nella tua morte, notte, si invera il tenero boccio dell'alba. Trentaduesimo. E chi ti dice che un nuovo amore annulli quello di prima? 39. Passano gli anni, la fama anche perisce, si eterna in nulla. 50. La bicicletta è un rettilineo, la mia libertà. Da I versi della bicicletta, la cronometro. Non avere compagni se potessi, perché è solo una scusa, è l'avversario. Come una processione guardinga che si sgrana in fuga per la piana, appena una frazione di secondi divide l'un dall'altro ciclista. Però seguire a vista cui la fortuna ride, in poesia non è necessario, scrivere è un misurarsi con se stessi. Da In giardino, i papaveri. E quando canta maggio e flagra primavera, si accendono nei campi, nell'incipiente sera, all'orizzonte lampi del sole estremo raggio. Allora, in cuore, lusinga mi tocca del papavero ebro della tua bocca. Da Verità del silenzio, un intro e 20 wacca. Intro. Frinire di cicale nel pomeriggio, è tutto un esultare di luce e canti, tace infine ogni grido, verità del silenzio. Secondo, nella piazza d'estate vino e risate, scocca la mezzanotte, chiaro di stelle, alba, vasto silenzio, languo, l'ultima luna. Undicesimo, cercare le parole, trovarle infine, sugli altri trionfare, si leva il canto, al silenzio approdare, la più grande conquista. Tredicesimo. Sono prime impressioni che ci scambiamo, in tralice gli sguardi che ci lanciamo, nel silenzio dorato, la magia dei baci. Diciottesimo. E fu un rombo di morte che straziò l'aria, un solo grido immenso, e dalle torri caddero come foglie uomini nel silenzio. Da Dei luoghi illimiti, Isola di Pasqua, Rapa Nui. Lontana da ogni terra conosciuta, un miracolo nello sperdimento dell'oceano dove signoreggia cupo il silenzio ed il suo ammagliamento immenso. Ecco Rapa Nui, che lungheggia con la sua schiena brulla all'orizzonte, quasi fosse una tenebrosa scheggia dal cielo scagliata. Ergono la fronte le erme solitarie dei Moai, meditando, sembra, i loro eterni guai. O sono testimoni di antiche onde? Eternamente l'onda rumoreggia alle scogliere ed uno scoramento ti prende per quell'isola perduta.
da 10 mottetti per una guerra annunciata per la prima guerra del Golfo. Troppo tardi. Piluccare di mosche ad un bicchiere, in un mazzo di carte sparpagliate, ingannare l'attesa del suo arrivo. Quando sul palco vuoto dell'estate aggetteranno nuvole leggere, scoprirai troppo tardi di essere vivo. Re e pedoni. Fascino oscuro delle retrovie, la brace di una sigaretta accende il buione di pomeriggi fiacchi. Così, nell'apertura degli scacchi, procacciano i potenti garanzie, mentre i pedoni il gioco se li prende.